Più a seguire avevo una ragazza da solo e sono aperto in vario civile comprare la 104, ma mi era il 10%, però meno male riuscivo a vivere da solo grazie al giro che comunque abitava vicino. Io a 20 metri da casa allora, grazie a Dio che mi forniva l'assistenza. Più altre volte ho avuto un grande infortunio, ovvero mi sono fatto fare un femore, sono stato ricoverato 2 mesi d'ospedale, questo chiaramente ha aggravato la mia condizione fisica. Ora ho forti difficoltà nel movimento, non posso. Quindi ho difficoltà di fare appena, ho difficoltà. Tutte quelle cose più riuscivo a poggiare a essere vincente, non posso più poggiare. Sì, ma la situazione Sì, questa è la situazione. licenziamento fatto a agosto. Ho dovuto indicare per forza la mia condizione di residente singolo senza la possibilità di aggiungere il viaggio di governo familiare aggregato. Dopo fatto il censimento, comunque ho mandato al comune d'Aurea a segnare questa mia condizione con il raccomandato. Come date da diversi certificati medici. Il 26 gennaio ho fatto un colloquio con l'assistente sociale e con la dottoressa del Comune d'Aurea che hanno verificato e attestato questa mia condizione di disagio. E come era il mio bisogno di avere un'assistenza continua da parte dei genitori. Comprendendo questo, io ho atteso ufficialmente appunto la situazione di adulto idoneo per le mie esigenze e per creare i genitori come devo assistere. Il 27 febbraio sono stato convocato alla Guardia Finanza per l'assegnazione della casa e mi hanno assegnato una casa in cui io non posso abitare non solo i miei genitori, sarebbe, ma un qualsiasi parente, perché in queste condizioni non c'è un minimo di separatezza. Cioè, non c'è proprio un faccio vitale, il bagno è assolutamente adeguato alle mie purtroppo necessità di andare a Padova, a questo punto diciamo chiaramente, altrimenti facciamo sempre finta di niente. Quindi nonostante tutte le certificazioni, nonostante la reazione dell'assistente sociale e della dottoressa del Comune d'Arbia, lo stesso Comune d'Arbia, oppure che è preposto alla segnazione da oggi, hanno ignorato tutto ciò comprovato appunto dalla fondazione detto sopra. Oggi mi trovo assegnatario, come dicevo prima, di un modo locale, assolutamente adatto a quelle sono le, purtroppo, le vere esigenze primarie. L'Ufficio Nazionale del Pubblico, io qua non ho intenzione di mettere piede, perché non posso, per me
Almeno una vasca dove metti la sedia. No, ma io voglio mettere...